subito! Mandate rinforzi! Servono rinforzi! Quella ti sta benissimo. Ti mette in risalto gli occhi. Tu dici? Se ne compri due, paghi la metà. Wow. Ancora tu? È tuo il negozio? No, è di mio papà. Ah. Quant'è? 800 rupie, grazie. 800 rupie? Ok, ok, per te 5,50. Incredibile. Allora, tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli. L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario. Davvero? Ma se fosse stato per me, non t'avrei lasciato qui da sola. Ok, queste sono 300 e... Nuova offerta, 400 rupie più Ganesh. Te lo sconsiglio, è rotto, vedi? Non conosci la storia. Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre. Sì, per difendere l'onore del padre, Shiva, e restò con la zanna mozzata per la lotta. Interessante. Comunque, non è in vendita. Giusto in tempo. Ok, senti, 600 rupie, tieni il resto. Ehi, aspetta! Ehi! Ti serve una guida. Eh? E quanto mi costerà? Mia sorella ha bisogno di me. Come le porto la spesa per stasera? Capisco la vostra frustrazione, ma il punto è chiuso. Perché mi trasferite? Nessun ritardo. Stiamo verificando il consegnato. Devo salire su quel camion prima che parta. Oh! Allora, il tuo Ganesh, quanto vuoi? Davvero? Non è in vendita. அப்பா எப்படி இருக்காரு? வீட்டுக்கு நன்றி. ஆனா உடம்பு சரியில்லை. நம்பவே முடியல. அவர் ரொம்ப யங்க தெரியாது. ஸ்கூசா. Che c'è? Senza offesa, non vai male con i borseggi. Ma rivoglio il mio Ganesh. Grazie. Va bene. Complimenti per l'impegno. கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வரல. அது அபத்தமானது. அவங்க குடும்பம் 20 வருஷம் Nessuno può attraversare il ponte, è troppo pericoloso. Senti, piccola, ci siamo divertite. Ma adesso devi andartene. Ho un letto in più in negozio. 300 rupie. È il prezzo migliore di tutta l'India. Ok, no, grazie. Devo salire sul camion. Pessima idea. I ribelli
Sono gente cattiva. Ascolta, devo aiutare un amico, ok? Senti qua, quando torno ti offro una pizza, ok? Ok. Bene. Merda! Diavolo! Signore, aspetta. Signore! Oddio! Ho perso mio papà, stavamo mangiando il gelato, non lo trovo più! Non posso tornare a casa senza di lui! Tutto ok, tutto ok. Cosa succede? Era proprio lì, in piedi. Stavo parlando con lui. Mi sono distratta un attimo. Aspetta! Porta rossa. È questa. Meglio di niente. Andiamo. È solo una zona di guerra attiva, niente di speciale. Andiamo! È qui dentro! Che state facendo? Andiamo fuori! Forza! Oh, prego! Subito! Non ho fatto niente! Maledette spie! Cosa? No! Silenzio! Che prego, mentendo! No! Sul furgone! Muori! Avete sbagliato! Ve lo giuro! Sul furgone, a destra! Ora! Se si muove, spara! Signor sì. Tu, con me. Mi sa che non ho scelta. Ehi, aspetta. Quanta fretta. Chi mi dice che non vendi merce di contrabbando? Braccia su. Ehi. È pericoloso uscire a quest'ora. Ehi. Dove abiti? Ehi, sei sorda? Rispondigli! Ti ho fatto una domanda. Dove abiti? Alla rafta. No, adesso non posso. E invece puoi. Sì, signore. Ti aspetto dentro. Ricevuto. Tu, con me. La mitragliatrice. Signore, riguardo a lei? Lasciala passare. L'hai sentito. Su, muoviti. Per loro fortuna ho altro da fare. Porta rossa, trovata.
succede? Oddio. Ah, non fumo. Sei inutile. Se non guadagno, non mi interessa. Nel caso. No, grazie. Ok. Questo era l'ultimo? Quasi. Ce ne sono un paio nel piccolo. Oh, merda. Che partiamo stanotte? Non vedo l'ora. Sono stanco di loro. Pink Lotus. Che significa? Una bella vittoria per noi. Non se l'aspettava. Da quanto stai nel mondo? Da poco. Una salta quando inseguiva Ninnoli per tutta l'India. Non vedo l'ora di entrare in azione. Questo è una fogna. Vero, ma era una roccaforte strategica. Abbiamo lavorato bene. Dice che ha bisogno di altro tempo. Il governo non ci prende sul serio. Ben presto cambieranno idea. Qualcun altro? No?
L'esercito indiano fa sul serio. Pink Lotus, lo immaginavo diverso. C'erano almeno due bersagli, il magazzino e l'altro. Sei nel posto sbagliato, donna. Ma che diavolo! Ti tengo in pugno! Fine della corsa! Sei in ritardo, Frese! Bello rivederti! Vivrai più a lungo. Rilassati. Sono settimane che seguo Asav. Quell'uomo è del tutto imprevedibile. È solo un guerrafondaio senza una guerra. No, tu non lo conosci come me. Cambia posizione e comportamenti ogni ora. Per noi sarebbe folle correre rischi inutili. Noi? Mettiamo in chiaro una cosa, allora. Qui comando io. Se vuoi la tua parte, noi seguiremo le mie regole. Cosa hai deciso? È quello con la barba. Così mi piaci. Carino. Siamo gli psicopatici. Nessuno è perfetto. E il campo base? Ultimo piano, il balcone. Va bene. Su, andiamo. Avevo studiato un percorso, ma ora ci stanno cercando. Cosa suggerisci? Mi inventerò qualcosa. Andiamo. Ti aiuto a salire. Seguimi. Questo era semplice. E adesso? Pazienza. Quassù. Sul serio? Sul serio. Sicura che è sicuro? No. Forza! Di qua! Ci stiamo allontanando dal covo di Asav. Sì, facciamo il giro lungo. Ora so perché ritardi sempre.
Ma ci penso io. Cobra 1, Cobra 5, passo. Ricevuto, Cobra 1. Al Pink Lotus, c'è movimento. Passo. Ok, Cobra 1. Un discreto lavoro. Ora, da che parte? Su. Ecco la nostra destinazione, ma di qua non si passa senza una fiamma ossidrica. Ok, ora improvvisiamo. Credevo lo stessimo già facendo. Dove stai andando? Sto solo esaminando le opzioni. Certo, è all'altezza della sua reputazione. Mi dispiace. E se evitassimo le casse d'ora in poi? È andata bene. Più avanti. Cos'è stato? Oh, merda. Io ho sentito qualcosa. C'è della cancelleria scadente, se vuoi. Sei sempre così loquace sul lavoro? Sì. Un problema in meno. È appena sopra di noi. Visto? Non era così difficile. No, sul serio. Huh?
Ci vorrà solo un attimo. È una... O anche così. Troviamo quel disco. Grazie mille. Siamo una squadra, no? Già. Accidenti. Sembra un negozio di antiquariato. Si è dato da fare? Quanto varrà questa roba? Abbastanza per continuare la sua piccola rivolta. Ah, terribile! Quanti felini curiosi da queste parti. Parli del felino? In effetti. Non ti dà fastidio? Sono tutti manufatti indiani. Non è la mia guerra. Distruttore e trasformatore. Sala e la tigre. Forse è più vicino del previsto. Non mancherà nessuno. Lo prendo in prestito. Fraser. Vieni. Interessante. È chiusa. Non a lungo. Che era quella? Gati occidentali, territori Oisala. Oh, merda. No, tutto a posto. Nulla che non sapessimo già. Nadine Ross. Che piacevole sorpresa. Ah, ah, piano, fratelli. Questa tigre graffia. Asaf. Oh, tutti questi anni. Ma tu non sei invecchiata di un giorno. Troppo gentile. Cerchi lavoro? So che la Shoreline ha cambiato gestione. Incidenti di percorso. Nulla di irrisolvibile. Ma certo, certo. Peccato. A me servirebbe una del tuo calibro. Perché sei qui? Questo non è il tuo ramo di competenza. È proprio una bella collezione, devo dire. Chloe Fraser. Collezione antiquariato. Una ladra. Lavori per una ladra. Signore, abbiamo un problema. Signore, il Big Lotus. Che c'è? Hanno fatto fuori l'intera squadra. Passo. Arrivo subito. Il disco. Oh, giusto, riguardo a quello. All'inizio ti avevo scambiato per un
semplice ribelle. Oh. Ma poi sei riuscito a trovare l'impero Oysala, davvero niente male. Ma il loro grande tesoro, la zanna di Ganesh, non è semplice da scovare. Che stai facendo? Dopo 3 invasioni persiane, 3 diverse guerre, dopo tutti questi anni, nessuno l'ha trovata. Ci siamo quasi. Siete bloccati. E la vostra unica speranza di capire quantomeno dove andare a cercarla è affidarsi a qualcuno che vi possa aiutare a decifrare questo manufatto. Qualcuno con una profonda conoscenza della società Oysala. Esatto. Mm. Un'esperta della loro storia e cultura. La mia parcella è modesta. Una parassita che sa solo sfruttare la nostra lotta per un suo tornaconto personale. Hmm. Questo era un no? Sembrava un no. Hai coraggio, lo apprezzo. Ma non mi servono altri sedicenti esperti. Uccidetele e gettatele nel fiume. Non serve, ci buttiamo da sole! Prendetele! Ora si ritorna! Merda! Forza! Dobbiamo attraversare il fiume! Ecco le uccidete! Ok! Che volevi fare? Rozzo, ma efficace. Volevi salvarti e sacrificarmi? Sai, si chiama improvvisare. Ora chi è quella poco professionale? Che diavolo vorresti dire? Ti hai permesso ad Asap di sorprenderci. Inizio a chiedermi se vali davvero il 50%. Lo sapevo. Volevi davvero farmi fuori. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Tu non sai niente. Su di me. Ti avviso. L'ultima persona che mi ha tradito è morta. Ecco il fiume. Sì, meglio che il tuo amico sia là. Merda! Ora è meglio andare! Forza! Sono qui dietro! Ehi, è pericoloso! Salta! No! Oh no! Presa! Grazie! Forza! È ancora a disco! Sì, muoviamoci! Attenta! È finita! Per l'amor di Dio! Te la sei voluta! Sono andati giù come birilli. Basta, Nicola! Andiamo! Non fatele scappare! Oh, oh. Sto bene, sto bene! Sei nei guai!
Come va là fuori? Regolare. Arriveremo tra circa un'ora. Bene. La zanna di Ganesh. Ora capisco l'attacco alla capitale degli Oisela. Guarda che roba. Ce l'hai fatta? Non ancora. Ci servirà tutta la fortuna possibile. Pensi ancora a quella specie di esperto di Asav? Stai tranquilla. Se Asav non è già sui gatti, ci sarà alle calcagna. E in più lui ha armi, veicoli e un sacco di uomini. Come ho detto, stai tranquilla. Sembra una specie di chiave. Forse. Vediamo. Ok. Il tridente era l'arma di Ganesh. Poi arco e freccia, quella di Parashurama. E l'ascia era un dono di Shiva. La grande battaglia. Cosa? La battaglia in cui Ganesh perse la zanna. Se noi troviamo questi simboli, troviamo la zanna. Niente male, Fraser. Sì, beh. Ringrazia mio padre, la mitologia induista era il suo pane. Segui le sue orme. Sarà orgoglioso. Il sole è quasi sorto. Vado a prepararmi. Bel lavoro. Strada per una semplice ripicca. È una questione di principio, ok? Bel panorama. E guarda. Che strano. Scusa se ho dubitato di te, Clo. È Oisala? Oisala. Non è una struttura moderna, quindi siamo sulla strada giusta. Che c'è? Non mi piace. A te non piace niente? No! Abbiamo fatto 100 chilometri senza una traccia di Asav. Pensa positivo. Forse li abbiamo anticipati. Ne dubito. Io cerco la zanna. Asav è tuo. D'accordo. Ti aspetto alla macchina. Ok. Dove l'avevo lasciata? Panorama mozzafiato. Prese! Prese!
Ci sei ancora? Sì, sono qui. Bene, mi era venuto il dubbio. Forza, dammi la mano. Non serve, grazie. Ok. Vuoi che guidi io? No. Per me è lo stesso. Per me no. Questione di controllo. Certo. Oh, godiamoci il viaggio in tranquillità, ok? Ho una domanda stupida. Cominciamo bene. Come sai che la Zanna è ancora lì? Se qualcuno l'avesse trovata, sarebbe finita in un museo, no? E non ricordo di aver visto mostre sugli Oisala. Pensa che io non sapevo neanche chi fossero gli Oisala. Sì, beh, è colpa del loro ultimo re. Era giovane, avventato e ostentava le ricchezze dell'impero. Costruì una nuova capitale per ospitare la Zanna. Ma questo attirò le attenzioni dei persiani. Ehi, un convegno di fericotteri! Vedi una strada? Sto cercando! È rinfrescante! Grazie! Avresti potuto avvisare! Che musona sei! Allora, è bello vivere all'aperto, no? Lontano dalla città? È più calmo. Vieni qui spesso? No, non direi... Aspetta, vieni, rallenta! Chi l'avrebbe detto? Rovine Oisala proprio in mezzo alla strada. Riusciamo da quel portale? Vado a controllare. Le capitali antiche. Che cosa abbiamo? Alebidu e Belur. Pensavo fossero Ganesh e Shiva. Vedo che sei stata attenta. Ganesh era il guardiano di Alebidu, la più recente delle capitali Oisala. Shiva, il guardiano della capitale precedente, Belur. Le incisioni sono magnifiche, ma non sembrano mura fortificate. Il rione degli scultori, da quel che vedo. Siamo ancora in periferia. Non pensavo fossi un'archeologa. Quello era mio padre, veramente. Io sono solo una ladra, ricordi? Ehi. La nostra auto ha un verricello? Sembra di sì. Ottimo. Allora ci penserà lui a queste porte. Vuoi buttarle giù con la forza? L'idea è quella, se non hai la dinamite. Qui comandi tu. Lo prendo come un no. Ecco, così ora dovrebbe andare. Fraser, via, un'imboscata! Marco! Al riparo! Grazie dell'avviso! Fatela fuori! D'accordo. Dove eravamo? Stavi per abbattere un antico ponte. Sì, giusto. Ed ecco fatto. Sei silenziosa? Sono solo sorpresa. Mi aspettavo avessi più rispetto per la storia. Hai devastato un'antica rovina indiana. Nel nostro campo i sentimentalismi possono costare la pelle. Enormi topi volanti. Beh, in realtà no. Sì, lo sono. Sono più simili ai lemuri e ai primati.
D'accordo, verificherò. Finalmente! Ottima vista. Merda. Si è portato dietro un battaglione. E altri potrebbero essere già dentro. Ehi, sono lusingata che ci prenda tanto sul serio. Dobbiamo entrare in quella porta. Ok, con calma. Prima pensiamo a questi scimmioni. Hai un piano? Sì. Certo. Speriamo bene. È una sudafricana. Un tempo lavorava col capo. Io non c'ero ancora. Il modo in cui parla di lei. A sua moglie non piacerebbe. L'ho vista, non gli do torto. Hai ragione. Pare sia una gran combattente. Non diciamo sciocchezze. Se la stronza si avvicina, la stendo subito. Cacchio. Fraser, laggiù! Bene! Sei mio! Questa è molesta! Hai salvato la pelle. Rinforzi in arrivo! Diavolo!
A posto. Il mio piano ha funzionato. Dovrebbe essere questa. Apriti, sesamo! Ok, puoi entrare. Come sempre. Ok, torna al tuo posto. Sono capace di guidare, sai? Certo, tesoro, ma preferisco guidare io. Wow, è enorme da coprire. Vero, ma a differenza di Asav abbiamo un vantaggio. I tre simboli. Guardiamo la mappa.